È uscito ieri un nuovo report di Confindustria che dice che la crescita dell'Italia nel 2019 sarà a zero. Si aggiunge ai report di Banca d'Italia, della BCE, del Fondo Monetario, delle maggiori agenzie di rating che dicono che il nostro paese è fermo, sono fermi gli investimenti e sta calando continuamente ai minimi del 2009 il tasso di fiducia delle imprese. Questo perché c'è un governo che non si occupa di crescita, di sviluppo economico, ma ha varato soltanto delle riforme assistenzialiste come il reddito di cittadinanza e quota 100 e non ha fatto nulla per andare a tagliare realmente le tasse sul costo del lavoro, che sono ciò che interessa di più agli italiani che vivono l'enormità delle tasse pagate giorno dopo giorno. E non ha fatto nulla per gli investimenti pubblici né per gli investimenti privati. Industria 4.0 è stato depotenziato ed è stato, lo ricordo, la maggiore riforma del governo Renzi, del governo Gentiloni per aiutare l'industria a crescere. Dall'altra parte abbiamo un ministro Di Maio che va accoglie con tutti gli onori del caso Xi Jinping, prostrandosi però firmando un memorandum in cui l'Italia non negozia alla pari con la Cina, facendo in questo modo arrabbiare i nostri partner europei, che poi a loro volta hanno siglato accordi commerciali tre volte più importanti rispetto a quelli fatti dall'Italia, semplicemente perché hanno affrontato la questione in maniera paritaria e unita, in questo caso Francia e Germania, e non da sola come ha fatto l'Italia. L'Italia che poi è dovuta andare a scusarsi negli Stati Uniti con Di Maio, che stava andando con il cappello in mano da Trump, per far capire che l'Italia è ancora un partner degli Stati Uniti, laddove appunto bastava agire in maniera forte, unita ed europea, per non suscitare l'ira degli Stati Uniti e non dover andare poi a scusarsi in maniera successiva. In tutto questo in un momento in cui un governo usa altre cose, usa la legittima difesa, usa un festival sulla famiglia aberrante che si terrà in questo weekend a Verona, per poter far dimenticare quello che è il reale problema dell'Italia in questo momento, ovvero la crescita zero, un paese che si sta avvitando su se stesso, dove non vi è fiducia nelle imprese, non vi è fiducia nei cittadini che non consumano più e che purtroppo non potrà che andare peggiorando laddove ci sarà una legge di bilancio, quella che verrà presentata innanzitutto con il documento di economia e di finanza in arrivo ad aprile, che purtroppo dovrà dirci dove trovare 40 miliardi per bloccare le clausole di salvaguardia e per evitare il deficit in eccesso. Quando ci sono così tanti soldi da trovare, l'importante è che non siano poi i cittadini a dover pagare.